Ed eccoci qui ragazzi con un nuovo episodio di Robin Solis 4 Art of War, la Prussia, e come sempre avvenuta vita il benvenuto. E quindi è successo che è scoppiata un'altra guerra di leghe, capitanata niente po' di meno che da Venezia, non so per quale motivo, non so come la stiamo vincendo, siamo però tipo un terzo di loro, perché dall'altra parte c'è un bel po' di gente. Vabbè, magari qualcuno è abbastanza. Ah, Great Britain adesso è dall'altro capo della mappa. Vabbè, l'idea è comunque arrivare al 50%. E vediamo un po' che succede. Potremmo provare a buttare fuori qualcuno di tosto, tipo Borgogna prima o poi. Vediamo Borgogna, tipo. Che ne so. No. Se li copro di soldi, tipo, no? Vediamo che succede. Mi frega niente. Vabbè, vediamo che si riesce a fare. Noi abbiamo un po' di manpower, non tantissimi, in verità. Abbiamo spazio per prendere altri 5 uomini. 38, 14, 22. Prenderei semplicemente 5 uomini, così. 4, 5. Costruirei tutti i mercenari, magari lo faccio qui. Con questi. Ah. Con questi mi posiziono qui. Vediamo se attaccano. Sembrerebbe di sì, eh? No, non attacca. Vediamo. Scusate, bassa velocità, mi dimentico sempre di farlo. La mia fretta di giocare. Questi 85 adesso correranno come matti. Io però non mi vorrei allontanare troppo da questi signori qui. Mettiamoci questo che mi piace di più. È una guerra delicata questa, eh. Come siamo messi? Ci siamo però. Se non facciamo l'errore dell'altra volta di andare sotto con gli scontri. Comunque, questi 82 che loro portano in giro così stanno morendo di pizzichi, morte e fame. Dove stanno andando? A Leipzig. No, se ci attaccano a Leipzig, speriamo che gli altri. Questi arrivano a Leipzig, poi. Arrivano il 23 giugno, eccoli qua. Comunque stanno perdendo tantissimi uomini solo a passeggiare così. Potrei prendere un'idea, la prendo magari. Improve relation più 25. No, magari i punti però mi possono servire per fare le paci. Vediamo un po' che succede. Non so che attrito hanno in questo momento. Penso spaventoso. Ahia, eccoli. Loro escono il 14 luglio. Questi arrivano il 12 luglio. Eccoli. Eccolo là, il grande scontro. Non ce la faremo. Mannaggia. Ma no, dai. Non ce l'abbiamo fatta in tempo. Sono stato lì a marcare fino ad ora. Quando arriviamo? Il 23 luglio. 4 giorni, dai. Fatecela. Vi prego, vi prego. Bene. Ingaggiati. Portiamo tutto lì. Questo è uno scontro che va vinto. Va dell'economia della guerra. Bene, 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 bene. Borgogna c'ha altri 20 uomini lì che porta in giro. Ma sembrerebbe che. Togli quell'uomo da lì. Togli quell'uomo da lì, te possino. Tutti qui, ragazzi, tutti qui. Vai, forza, 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 forza. Togli quei 7 da lì. Quando arrivano? 25 agosto. Vediamo se riesco a prendere. Vediamo, esce un buon re? Sì, ok. Questi adesso tutti qua a difendere contro Borgogna. Perso. Ah, quelli non sono alleati nostri, quindi ho perso un uomo così. Però quella battaglia sembra vinta, eh?
No! Mi sono ritirato da quella battaglia, non volendo. Speriamo che la vinciamo comunque. È vitale quella vincerla adesso. Aia. Meno male. Un click sbagliato mi sta facendo un danno incredibile. Non voluto, eh. Ok, quindi quelli adesso se ne tornano a casa. Noi raggruppiamo i nostri uomini. E rincorriamo quei 20. Rincorriamo quei 20. Rafforziamo tutto. Consolidiamo. Rincorriamo quei 20 a tutti i costi. Forse prima mi ha fregato, pensavo fosse uno degli alleati, invece non lo è. Ah, però stiamo con la barra praticamente tutta verde. Ok. Riprendiamo sti 20 bastardi qui. Forza, 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 forza. Beccati. Ok, ragazzi. Ok. Stiamo perdendo delle battaglie. Qualcuno lo sta facendo, non noi, fortunatamente. Questi combattono contro... Come va a livello di numeri? Insomma, siamo ancora, diciamo, alla metà. Metà, due e mezzo con questi. Il nostro manpower è quasi finito però, eh. Ok, facciamo piazza pulita di questi. Allora, io dividerei questo gruppo, che sta diventando troppo costoso così. Allora, diventiamo alleati con Netherlands. In più 100. Potrebbero darci una mano in verità. 27, sì. Allora, sì. Li possiamo chiamare? Diciamo, mi dà una mano, ragazzi. In verità stanno già in guerra. Ah, sono già in guerra di dipendenza. Bene, 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 bene. Bravi, ragazzi. Così vi voglio. Questi si trovano addirittura esiliati vicino al confine. Perdo 10.000 di manpower, non ci voleva proprio. Ok, sono entrati dei core. Che danno. Vediamo dare una mano a questi. No, non abbiamo fatto in tempo. Però vabbè. Ok. Forza, 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 forza. Dai. Forza, ragazzi. Come siamo messi? Male. È entrata anche l'Holland. Un'altra volta abbiamo problemi di ribellione. Maledetti a voi. No, 134 punti, no. Se accetto, che succede? Che praticamente diventa nazione. Vabbè. E aspettiamo che escano i ribelli, poi vedremo. Benissimo. Benissimo. Altri due andati.
Siamo al 42% e il war score sale. Quindi forse, nonostante tutto, ce la possiamo fare. Qui ho perso il leader, che forse ho messo insieme le truppe. Forza. Ok, il nostro score può salire ancora. Allora, io mi andrei a mettere qui adesso, perché mi vado pure a fare un po' i fatti miei. No, però lo portiamo tutto insieme, questo esercito. Lo consolidiamo di nuovo. Andiamo a vedere. Non so se riesco a buttar fuori la Borgogna da questa guerra. Non gliela può fregare di meno. Vabbè. Però se vinciamo, niente, rimaniamo imperatori e basta. Senza più nessuna remora. Li becchiamo questi? Mazza, se sono veloci, eh. Beh, 40%, che è successo? Abbiamo perso battaglie? Sì, ma ve possino. Ok, quella l'avete vinta, meno male per voi. Raddoppiamo di nuovo. Ok. Siamo ancora... Abbiamo perso tutto il war score bonus per avere il vantaggio. Scoppia sta ribellione in macello. Vabbè, proviamoci. Aia! Questa è brutta. Come ho fatto una fesseria? Me ne sono accorto dopo che c'erano tutti quegli uomini intorno. Allora, qui tocca stare un attimino adesso a casa. Quindi c'è gente che comincia a uscire dal nostro schieramento, non da loro. Ah, Netherland. Eccola qui la rivolta, bene. Quindi dovremmo provare anche a sedare questa rivolta adesso. Vediamo se posso tirar su altri mercenari. Tanto uomini nostri non ne vale la pena. Siamo con veramente il manpower sotto i tacchi. Questo è il miglior generale che abbiamo. Ok, andate qui voi. Siamo saliti di qualche livello da qualche parte. Andiamo a livello di War Exhaustion. Qua abbassiamo. A questo punto potrei provare a fare anche il core qui. Non posso perché probabilmente siamo... Ah, ce la stanno assediando, va bene. Vediamo se riusciamo a sedare questa rivolta. Uno è andato. Siamo di nuovo secondi, in classifica. Qui siamo di nuovo al 40%. Troppo. C'è
ha regalato delle truppe comunque prima di quell'evento. Ok, Venezia sta facendo pace separata con tutti. Ok, quindi adesso come funziona questa cosa? Ok, quindi scoppiata la rivolta, è stata sedata, questa è finita. Vediamo un po' noi se qualcuno qui vuol far pace. No, c'è. Ci sono loro che hanno un risorso in alta adesso. C'è Wurzburg con risorso in alta. Vediamo se volessero far pace. Neanche l'antica del cervello concederebbe la sconfitta nemmeno. Quindi Borgogna è l'osso duro qui. Borgogna. Quindi parliamo con Borgogna. Borgogna. Se io concedo sconfitta. No, ma tu da me cosa vorresti? Do un pezzo alla Polonia, rilascio la Mazovia come stato, te pago 189 ducati. Pezzo alla Polonia ci potrebbe pure stare, però rilasciare la Mazovia no, non mi piace. 77 di war score vale poi. Io vi così. Più soldi? Faranno gola? No. Di dobbiamo aspettare un po' e vedere che succede. Io adesso tanto abbiamo un 40% di war score, quindi aspetterei un po', vediamo che succede. Alle brutte si ribalta di nuovo la situazione, non è ancora tutto perduto. Vediamo un po' che succede. Guardate quanti uomini girano nei nostri territori, stanno facendo piazza pulita tutti i lituani. Adesso saranno cavoli, sa questi dove vanno. Cominciamo a farci un po' più avanti pure noi. No, se c'è qualche terreno a noi. Foresta, plain, marsh, hills. Qui c'è uno stack di 45 bello minaccioso che gira, eh? Ora vanno a Shepes 23 agosto anche noi. Ok, quindi ci fermiamo qua. Quindi 15 settembre. Io mi metterei qui, vediamo un po' che succede. Chiamo questo sta ce la fate? 11 novembre? 9 novembre, io quasi quasi vi aspetto. Fate soffermare. Stiamo perdendo battaglie su battaglie. Che miseria. Punti amministrativi alle stelle. Difficile. Dove stanno loro, sti 28? Aia, si sono annessi una... Che è stata? Che è successo? Oh. Forse il moto vuole sposare, eh? C'è un omino. No, mo aspetti. No, mettiamoli qua. Creiamo altri mercenari.
soldi stanno finendo. Ok. Forza. Wow. Diamo una mano a questi. Che terreno è qui? Plates. Oh, ragazzi. Plates, plates, hills. Riuscita 2 di nuovo. Questi se ne vanno. Un po'. Sì. Tornano però, Che miseria. Tocca essere velocissimi, Dai, 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 dai. Ok, ci attaccano? Aia. Nessuno ci viene a dare una mano. Tu perché non vieni a darci una mano? Dai. 12 luglio, ce la faremo? Sembra di sì. Dai. Dai. Ok. Sul filo del rasoio. Uno stabilità. 20 armi da liscio. No, stabilità. Ok. Wow. Vinta. Meno male. Guarda, c'è più di questo non possiamo fare. Dobbiamo rischiare qualcosa. Io devo riuscire a sbattere fuori la Borgogna da sta guerra. Manca ancora, C'è la sconfitta. Gli do dei soldi? No. Adesso cosa vorresti? Adesso vuoi la Galizia, che vale già di meno di prima. Se ti do dei soldi in cambio, tutti quelli che ho. No. Vabbè, comunque almeno ha abbassato le pretese. Forse prima o poi uscirà. Ragazzi, io mi fermo perché questa sarà una guerra ancora più lunga dell'altra. Bella tosta. Siamo 40.000 contro 98.000, 13.000 contro 25.000, 20.000 contro 40.000. Insomma, meno della metà. Qualcuno di loro però ha cominciato ad avere War Exhaustion alle stelle. La Boemia e la Lituania stanno bene, la Svezia non tanto. Speriamo che succeda qualcosa. Ci vediamo al prossimo episodio.